Amici di Liguria Web TV, ben ritrovati. Oggi ad Amici per la Coda abbiamo... ve lo svelo tra poco. Martina, finalmente... allora, lei è una mia cara amica. Finalmente sei arrivata. Ciao Betty, buongiorno a tutti. Lei fa parte di questo meraviglioso team del Pet Store del Cona di Toirano. Con lei ci conosciamo da tantissimo e ovviamente come una star è venuta per ultima. Non aveva mai tempo, ma adesso vi svegliamo perché. Praticamente, cosa fai tu al Pet Store? Allora, io mi occupo dei cagnolini, quindi faccio la toilettatrice. È una cosa che lei ama tantissimo, ha studiato, hai preso un brevetto, sì. Ha fatto tante ore, perché ci vuole comunque ogni animale, una preparazione, ma anche perché ti capiteranno, adesso ti chiederò, tantissimi tipi di razze, e non razze, ma va bene uguale, e è minutissima, ma fa dei cani anche grandissimi. La cosa che ti piace di più di questo lavoro? Allora, lo stare a contatto con l'animale. Sì. Il prendermi cura del cagnolino. È bello perché credo che poi la prima volta per loro è un pochino uno shock, però poi so che tornano volentieri. Sì, ecco. Sì, e quella è la soddisfazione più grande. Esattamente, in un lavoro come il suo, che è comunque a che fare con degli esserini viventi ma non ti parlano, è bellissimo vedere che quando tornano sono sereni. Sì. Come funziona di solito una seduta da te? Ti faccio delle domande per far capire. Uno lo porta, può stare, non può stare, quanto dura? Come allora, dipende? Io cerco sempre di guardare il cagnolino. Cioè, quindi, come reagisce. Come reagisce, certo. Ok. Quindi per me la cosa più importante è la serenità dell'animale. Quindi se il cagnolino è più tranquillo quando c'è il padrone, io non ho alcun tipo di problema a far rimanere il padrone, certo. Lì. Poi ci sono dei casi in cui magari il cagnolino è più agitato perché vuole andare dal padrone, quindi magari... si muove un po' di più e io magari faccio fatica a tenerlo, certo. O comunque ad asciugarlo, allora in quei casi lì è meglio se il padrone... Ma è successo così che una volta, la prima volta ha voluto il padroncino, poi stava bene anche sì? Sì, anzi la maggior parte delle volte succede così, infatti mi dicono guarda è la prima volta, ok vediamo come reagisce il cane, ma magari bastano anche solo 10 esatto. Minuti che il cane capisce l'ambiente. Esattamente. Sì. Ma la cosa bella, perché io ho tanti amici che vanno logicamente da Martina nel suo studio, la cosa bella è le reazioni quando poi chiedo, perdonami lo sai, ma come ti sei trovato? Non mi sembra una cosa normale visto che li ho mandati. Ah, sappiamo chi. Sally era felicissima, l'altro era felice. Ecco, questa è una cosa bella perché riesce comunque anche a tranquillizzare il padroncino. Il padrone. Perché per noi sono figli, parliamoci chiaro. Certo. Ti è mai capitato un cane più grosso di te? Sì. Ecco. Come faccio? Pian piano, e devo essere sincera, se ho difficoltà chiamo Christian, il mio collega, che lui mi aiuta a tirarlo su piuttosto che a metterlo in vasca. E certo. Diciamo che siamo una bella squadra, quindi comunque ci diamo una mano. Però ecco, anche quando ci sono dei cani nervosi piuttosto che agitati non è mai successo niente. No, assolutamente, no, ecco. No, assolutamente. No, perché tante volte poi uno si chiede, perché comunque un lavoro, forse è una parola un po' grossa, pericoloso, nel senso se un cane può girarsi, può reagire male, ma da te non è mai successo. No, però io devo essere sincera, comunque ci sono quei casi in cui a volte la museruola la metto, perché per tutelare me e poi anche perché ho notato che il cane comunque si tranquillizza. È vero. Ecco, sì. Una cosa che, meno male che l'ha detto lei, perché io ho un cane, ovviamente lo sai com'è, finisce di mordere, quando gli metto la museruola è come bloccare, come rasserenarlo, esatto. Perché in quel momento capisce che da quel momento in poi sono io che penso, non è lui che si deve difendere, ci mette spazio-tempo perché vabbè, non è molto sveglia, però poi capisce. Beh, ognuno ha... Esattamente. Quindi sì, cosa fanno? Il taglio oppure si può portare solo a lavare? Dipende dal tipo di cane, dipende da che razza è. Ci sono cani che hanno bisogno solo del bagnetto, mentre ci sono altri cani che vanno lavati e comunque anche tosati, perché... E i prodotti come sono? I prodotti sono naturali, sì. Noi usiamo prodotti naturali che non creano problemi al cane e anche a certo. Noi.
No, ma che è una cosa importantissima perché sono delicati di cute, quindi esatto, è io una cosa. Se devo essere sincera, chiedo la maggior parte, quasi tutte le volte, perché comunque magari non mi ricordo, anche se bene o male i cagnolini sono sempre gli stessi, però io chiedo sempre al padrone se ha problemi di dermatite piuttosto che certo. otite per cercare di utilizzare il prodotto più adatto. E questo è importantissimo, una cosa bellissima, lo diciamo perché tanto lei non lo dice, lo so. È oberata di lavoro, ma voi, questo è una garanzia, voi dovete telefonare, vi prendete l'appuntamento, so che, perché la conosciamo, grazie a così, vi chiederà quanto pesa, eccetera, eccetera, così loro si regolano a sapere quanto i tempo tempi. Ci vuole e vi danno il tempo giusto per quello che logicamente serve certo. per il locale. Voi chiamate che vi inseriscono e metto la mia parola, sarete veramente trattati benissimo, ma non nel senso, è proprio tutto l'insieme, anche quando si porta un cane a lavare, purtroppo a me è successo in passato, non ero qua in Liguria, che io ho portato il mio cane a lavare e l'ho portato fuori con le pulci, perché il posto dove l'ho portato non era poi proprio pulito. Quando ho visto per la prima volta con Marco dove lei lavora, sembra una sala operatoria, nel senso che non c'è puzza di cane, è molto ordinato e questa è una cosa positiva sì, perché sì, sì. No, io diciamo che sono un po' pignola su queste cose. Meno male, no, perché poi sembra no, sempre io che faccio lei non no, è no, un po', io. Togliete il po', lei è pignola, però è una garanzia di è una benissimo. Sicurezza cioè, sì, se sì, tu sì, dovessi sì. è una questione igienica bravissimo. Ma poi te stessa, tu dovessi portare il tuo, richiederesti le stesse certo, cose certo, sì, sì, sì. Allora, ricapitolando, finalmente avete conosciuto Martina. Quando telefonate, chiedete di lei per fare la tusatura, per fare quello che serve al vostro cane, fidatevi ciecamente di loro. Finalmente, finalmente, lo dico 3.000 volte perché sapete, è anni che sto aspettando in questo momento, almeno due. E ci vediamo sicuramente ancora. Alla prossima puntata. Ciao.